Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi mostrerò come avanzare con la storia della stagione dei tesori. Se il video vi sarà d'aiuto e lo avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. Come prima cosa dovrete partecipare al nuovo evento Scontro di Catch. Per avviarlo vi basterà andare su Destinazioni e andare su Helm. Una volta completata l'attività dovrete recarvi a Helm, una volta atterrati dovrete andare avanti e interagire con la mappa stellare dove qui otterrete la prima arma rossa della stagione. Una volta presa vi comparirà l'impresa, le vele della ladra di navi. E da qui inizierà la vera e propria storia della stagione dei tesori e vi comparirà nell'oloproiettore Mithrax. Guardiana. Pensavo che gli Elixni si fossero lasciati alle spalle una brutalità così insensata. Mi sbagliavo. Eramis si è destata e ha convocato i vecchi equipaggi per aiutarla. Purtroppo, spetta a te fermarli. Per farlo, avrai bisogno di una mappa stellare e di un atlante del capitano. Questi reperti vengono dalla collezione del regno. Usali se ne hai bisogno, ma ricorda che sei una guardiana scelta dalla luce. Questi pirati, brutali resti del nostro passato. No. Eramis si è alleata con loro per un motivo. Conoscono le stelle perfino meglio del casato della salvezza. Temo che Eramis cerchi... Lasciamo stare. Sì, cerca lui. Immagina le armi contro questi pirati e scopri tu la verità. Finito di parlare con Mithrax, otterrete l'Atlante del Capitano e si aggiornerà la missione richiedendovi di usare appunto l'Atlante del Capitano. Qui quello che dovrete fare è semplicemente interagirci e dovrete selezionare mappa del tesoro base. Così facendo si aggiornerà di nuovo l'impresa richiedendovi di completare l'attività spedizione e questa la troverete a Helm. Una volta avviata, quando sarete alla fase finale che spunterà la cassa di fine evento, dovrete andare su uno dei tre punti verdi davanti a voi e interagire. Facendo questo avrete consumato la mappa del tesoro base che avevate precedentemente impostato nell'atlante del capitano, ottenendo del loot in più e l'avanzamento dell'impresa. Quest'ultima si aggiornerà richiedendovi di riscattare la sfida stagionale, spedizione di successo. Una volta riscattata la sfida, si aggiornerà di nuovo richiedendovi di potenziare la mappa stellare a Helm. Qui quello che dovrete fare è abbastanza semplice, dovrete selezionare il vostro primo potenziamento stagionale come sempre e una volta fatto l'impresa si aggiornerà di nuovo, richiedendovi di completare Nascondiglio Pirata La Bruta. La missione la troverete aprendo la mappa di Helm in alto a sinistra, una volta avviata e sconfitta Valuag dovrete raccogliere la reliquia. E qui vi ricordo che sulla reliquia ho fatto un video a parte su che cosa farci, ve lo lascio qui sopra in sovraimpressione. Ora tornando a noi, una volta raccolta la reliquia si aggiornerà di nuovo l'impresa richiedendovi di recarvi all'oloproiettore nel quartiere Elixni e questo lo troverete aprendo la mappa di Helm. Una volta atterrati lo troverete davanti a voi e dovrete interagirci e vi comparirà Aidon. Salve guardiana. Io e mio padre stiamo già studiando la reliquia che hai sottratto ai pirati. Sono ansiosa di conoscere la natura delle strane energie che emana. È stato entusiasmante aiutarti contro la flotta di Eramis. Spero che il mio sostegno sia stato utile, anche se sono ben poco abituata ai rigori del combattimento. Ho studiato con le tecniche di insonni, ma le sparatorie non facevano parte del programma. Sono orgogliosa dei progressi fatti insieme. Grazie per avermi inclusa nella squadra. Devo continuare i miei studi. Possa la luce provvedere. Finito di parlare con Aidon, l'impresa si aggiornerà richiedendovi di incontrare il ragno, il quale vi chiederà di scegliere uno dei tre ingrammi che vi offrirà come premio. Una volta scelto, lui si complimenterà con voi e per l'ultima volta si aggiornerà la sfida, la quale farà capire chiaramente che è conclusa l'avventura fino al prossimo reset del martedì.
Il video guida termina qui ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buona stagione dei tesori e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!